Non vi chiediamo un numero minimo di mi piace, ma ragazzi miei, mi raccomando, fateci vedere tutto il vostro supporto se volete che gli episodi crossover continuino Fino alla fine del campionato. e mo vai col video. Diciamo che faccia fa. Mi sento se ricordare che partita ci sta. Oggi manco No. me la passo sulle palle, per No, scaramanzia. scaramanzia. Ciao e ben ritrovati. Ciao, ciao, ciao. Mi piace per supportarci, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, fate la stessa cosa sul secondo canale YouTube perché o è già uscito o prestissimo uscirà. Il mitico segna o non segna, ma anche la sfida ai pronostici. Di conseguenza, mi raccomando, vi ricordiamo che sono due canali paralleli in cui parliamo di calcio e che si compensano a L'uno vicenda. con l'altro. Prima di continuare, se siete dei, ma dei manti, se... se siete dei grandi amanti del calcio come me e il buon Fabio, mi raccomando, c'è un modo completamente gratuito per seguire la vostra squadra del cuore e non solo. Vi basterà passare sul link in descrizione e scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Mi viene da ridere perché sto ripensando ancora a prima. Non lo so. Gratuita per iOS e Android, risultati delle partite in tempo reale, statistiche, notizie e curiosità, tutto a portata di app, fidatevi e scaricatela perché siamo sicuri che non ve ne pentirete. Dai, cominciamo! Qui come sempre facciamo prima pronostici di Serie A e poi, poi Ah. facciamo il fantagabbo, però intanto cominciate a riportare i risultati della scorsa settimana se avete partecipato, Sì. tra poco vi svegliamo i nostri e poi parte la nuova sfida interattiva. Tenetevi calli perché sta settimana C'è ci tanta stanno roba. delle scelte veramente pesanti da fare. C'è tanta roba. Allora, su Torino-Sassuolo dobbiamo fare una piccola Eh premessa. sì. Nel momento in cui stiamo registrando, la partita è a forte rischio perché ci sono tantissimi calciatori del Torino Sì, positivi. non c'è ancora nessuna notizia ufficiale al riguardo, quindi potrebbe giocarsi come no. Però, Assolutamente, però per il noi un momento, pronostico pioviamo. Proviamo a proviamo. farlo. Certo. Gioca in casa al Torino, ma guardando le tante assenze per i Granata, dovessero giocare, ci viene da dire che probabilmente o vincerà il Sassuolo o O al al massimo il massimo Torino riuscirà a pareggio. strappare un Anche pareggio. se il Torino è in serie positiva perché c'ha, se non mi sbaglio, 5 pareggi e una Una vittoria, vittoria. quindi 6 risultati utili. Sassuolo più altalenante, però Però, ragazzi a miei, in differenza realtà una come vittoria nelle ultime 5 pure loro. Il Sì. Sassuolo però ha due partite perse, cosa che il Torino non ha perché ha tutti i Esatto. Però pareggi. comunque a differenza finora, secondo Potrebbero me. farla ai positivi, ragazzi E miei, qualora certo. dovessero giocare. Sì. E ok, Spezia Parma. Parma malissimo, E male, perché lo male, Spezia male. nell'ultima gara Fiorentina? Bene. Lo so, Hanno però ha perso vinto due. 3-0. Lo so, ha vinto due partite fondamentali prima di perdere quella con la Sì, Fiorentina. E assolutamente. giocando in casa, forse lo Spezia può avere i favori del pronostico. Infatti, in realtà, stavo per così, giusto per spezzare una lancia in favore del Parma, stavo dicendo, ma no. Ci sentiamo di dire che o vince lo Spezia o al massimo il Parma riesce a strappare un Parma che, pareggio. ricordiamolo però, l'ultima l'ha pareggiata facendosi rimontare per due volte dall'Udinese. Assolutamente Anzi, sì. doppiamente perché era 2-0 e poi è diventato 2-2. Bologna-Lazio. Lazio possiamo dire vincente, nonostante comunque la batosta in Champions, però non credo Il che Bologna possa non è il Bayern avere. Monaco. O guarda, Esatto. finisce 5-1, così Non poi credo gioca possa Bayern avere. Monaco-Bologna e vince il Bologna 12-1. Bene, non credo possa avere ripercussioni tali da addirittura ripercuotersi pure sul campionato, quindi Pensiamo che Lazio vincerà la vincente. Lazio. Sì. E su Verona-Juventus, ragazzi miei, in teoria non dovrebbe esserci In storia. teoria. In pratica fate attenzione perché il Verona sicuramente quest'anno, sì, per carità, tra alti e bassi, ma ha dimostrato di essere una squadra ammazzagrandi, che con le grandi ci sa Ci sa fare, sa fare. giocare e prova a giocarsela fino all'ultimo. Assolutamente sì. Però guardando la situazione attuale, noi ci sentiamo di dire che la Juventus, se vuole provare a rincorrere l'Inter, che probabilmente la prossima, insomma, c'è una partita abbastanza sulla carta facile, secondo noi deve Deve vincere. vincere per forza. Zitta zitta, tanto bistrattata la Juventus, 4 delle ultime 5 Le le ha ha vinte. vinte Sampdoria-Atalanta. Atalanta, ragazzi, che sta tornando su livelli molto molto importanti, però la Samp è sempre la Samp, quindi non bisogna sottovalutare l'avversario, ma alla fine l'Atalanta, secondo noi, la spunterà. Dovrebbe spuntarla assolutamente guardando le ultime prestazioni in campionato. Sì. Crotone-Cagliari.
Crotone che sta andando malissimo e il Cagliari gli Ti sta seguo a andando ruota. appresso. Esatto, sono due squadre, forse le peggiori insieme al Parma, infatti sono le ultime tre della classifica, Sì, queste che sì. abbiamo appena citato, Sì. anche per rendimento, non solo per punti. Sembrano proprio sprofondate in una crisi dalla quale sembra difficile rialzarsi. Crotone che però zitti zitti comunque fanno più gol del Cagliari in realtà. No, No, siamo lì, 23-24, siamo 23-24, no. assolutamente Mi lì. sono sbagliato col Parma, ragazzi miei, scusate, ho l'occhio gaggio, mi era scalata un Esatto, attimo la 12 situazione. punti del Crotone contro i 15 del Cagliari, è uno scontro salvezza in piena regola e forse è il Cagliari che ha un pochino un richiamo più forte rispetto a quello del Crotone. Fate attenzione in casa al Crotone perché già ha fatto parecchi gol in casa ad altre squadre, tipo lo Spezia Lo della Spezia, situazione, esatto. ma noi rischiamo e ci sentiamo di dire che o pareggiano o il Cagliari a sto giro, cambio allenatore in versione derrotta, Riuscirà a potrebbero vincerla vincerla. addirittura, quindi o pareggio o vittoria del Cagliari. Sì. Inter-Genoa. Inter vincente sull'onda dell'entusiasmo, altissima l'onda dell'entusiasmo dell'Inter, Viste le secondo ultime noi. vittorie. Sì, anche perché il Genoa ha leggermente rallentato, ha fatto due pareggi nelle ultime due e forse con l'Inter può arrivare una sconfitta. Udinese-Fiorentina. Udinese-Fiorentina, sai che è una partitaccia da Partita strana. interpretare, Una partita molto molto strana perché strana. bene o male in classifica stanno là, hanno gli Sì. stessi punti addirittura. Sono lì, esatto, 25 punti, più, hanno gli stessi gol segnati, tra l'altro la Fiorentina ha subito solo due gol in più rispetto all'Udinese. Ti dico che Non è però facile la interpretarla. Fiorentina, avendo vinto nettamente l'ultima 3-0 con lo partita, Spezia, chi è lo un sa? pochino favorita forse anche in questa. Forse noi ci sentiamo dire che o vince la Fiorentina o al massimo l'Udinese riesce a strappare un pareggio. Preparate che arrivano 6 gol di Santi de Lasagna, non ci sta più sta Verona. Esatto. De chi giocherà De l'anno davanti? Noitink. Mi ha sbloccato un ricordo. Esatto, l'ho Un fatto ricordo apposta. grave. L'ho fatto apposta. Andiamo avanti. Questa settimana non mi fregherebbe niente perché non ce l'ho contro il Fantacalcio. Vabbè, vabbè, Vabbè. però. Napoli-Benevento. Napoli vincente. Io penso proprio di sì, Vince cioè sulla Napoli. carta, ragazzi, per Sarebbe carità, il anche ora. Benevento ha fermato la Roma e ok, Sì. però noi pensiamo che se il Napoli gioca da Napoli, il Benevento, come si suol dire, se lo magna a colazione, non ce ne voglia chi tifa Benevento, C'ha però ben poche speranze. è questo quel che pensiamo e pensiamo che potrebbe essere la partita della svolta per il Napoli. Ci sentiamo dire vittoria Napoli. Mamma mia, Senza che ragazzi, ci mia, dilunghiamo più di Roma-Milan, tanto, non ci sì, dilunghiamo dillo. troppo. Segna Roma e segna il Milan. Molto probabilmente, ragazzi miei, ce la giochiamo in casa. Speriamo di non essere sterili come nella scorsa partita. Anche perché solitamente la Roma è una squadra che segna parecchio. Il Milan è una squadra che comunque dei gol finora Ne ha ne ha fatti fatti un bel tanti. po'. Sì. Detto questo, Fantacampo, prima risultati di scorsa settimana, poi parte la nuova sfida. Mi raccomando, partecipate. Risultati, scriveteli qui sotto nei commenti. E poi, quando parte la nuova sfida, vi spiego tutto quanto. Ecco i risultati della scorsa settimana. Dambe. Non ci posso credere. Zitto, zitto dambe, zitto Non ci dambe. posso credere, guarda. Vai, forza, andiamo. Chi c'ha le rimporta? Cragno meno Sbagliato tutto, fratelli. Provedel. Ma piatitele, raga. uno. Ma Dopo quello che era successo nella partita precedente in casa loro, non me lo sarei mai aspettato. mamma Ho mia. rischiato, mi hanno dato male. Meno 3, chi c'avevi in difesa? Hakimi meno 0,5. Poi dice che uno non bestemmia. Chi c'è? Havagusens. Ha fatto gol, ha fatto No! autogol. È stato pure ammonito. Più 3, meno 3, meno 0,5. 0,5. Perfetto. Bene, benissimo. Vai dell'ava, me da ride pure a me, vai. Patacca di Soriano! mamme. Soriano, sempre una Quanto ti ricchiappo, garanzia! dov'è? Più tre Io Soriano. Keita Balde, chiamato come pare. Zero. Zero, della. Cialanoglu zero. Eriksen. Zero. In attacco. Zapata! Più 4. Romelu Lukaku Più 4 4 pure fatto tu. gol e assist pure a me. Il problema è che io Ok. ho un meno 3 che pesa molto più di te. Eh E di sì. conseguenza io faccio più 4 meno 3 meno 1. 1 meno 0,5 più 0,5. Io invece faccio un complessivo più 5,5. Quindi ragazzi, vittoria netta questa settimana, eh? Di Bene, conseguenza andiamo ad aggiornare i punti totali perché se io ero a più 40 con questo più 0,5 vado a più 40 e mezzo, tu eri più 5 e mezzo con l'8 e mezzo accumulato finora, dai. Sì. Più vai. 14. E negli scontri diretti Sì. in totale io ne ho vinte 10 di partite contro di te, tu ne Io hai vinte 7. piano piano, piano piano. Ok, un c***o. Bene. Fantacampo, nuova settimana, nuova sfida. Sfida Sì. interattiva, potete partecipare qui sotto. Come funziona? Vi diamo noi delle scelte da fare. Non dovete scegliere 11 calciatori. In realtà è come un fantacalcio, però
ne dovete scegliere solamente 5, portiere, 2 difensori, un difensore, 2 centrocampisti e un attaccante. Non valgono i voti, ma solamente bonus e malus che vedete qui in un'impressione. Sempre lì. Aprite il commento, adesso dovete fare tutte e 5 le scelte e dopo che le avete fatte inviate il commento e non modificatelo se volete partecipare. Fagli scegliere. Sì, sto a pensare solo una cosa, non ho alcuna impressione, ma lo sfondo di chiappa ogni tanto metticelo, no? No, perché poi qua chiudono tutto. Copri tutto, copri tutto quelle scritte, no? Lascia perde. Quella famosa scena di Eva Enger dei Fantozzi sarebbe perfetta, ma vabbè. Fai scegliere loro il portiere. Skorupski, Bologna-Lazio, Silvestri, Verona-Juventus, Audero, Sampdoria-Atalanta, Drongoski, Udinese-Fiorentina, Montipò, Napoli-Benevento. Riportate la vostra scelta qui sotto nei commenti e scegliete anche un difensore tra questi: Acerbi-Bologna-Lazio, Demiral-Verona-Juventus, Skriniar-Inter-Genoa, Mancini-Roma-Milan, Kier-Roma-Milan. Scegliete, soppesate, riportate, non modificate e scegliete il primo centrocampista. Orsolini, Bologna-Lazio, Zaccagni, Verona-Juventus, Candreva, Sampdoria-Atalanta, Pandev, Inter-Genoa, Castrovilli, Udinese-Fiorentina. Riportate la vostra scelta qui sotto nei commenti e scegliete ovviamente anche il secondo centrocampista titolare tra questi: McKennie, Verona-Juventus, Eriksen, Inter-Genoa, SMS, Sergej Milinkovic-Savic, Bologna-Lazio, Çalhanoğlu, Roma-Milan, Mkhitaryan, Roma-Milan. Sì. E adesso fai scegliere loro l'attaccante tra i botti di questa settimana. Immobile, Bologna-Lazio, Ronaldo, Verona-Juventus, Lukaku, Inter-Genoa, Dzeko, Roma-Milan, Ibrahimovic, Roma-Milan. Adesso che avete tutte le scelte disponibili, fatele, riportate il vostro 5 titolare, inviate il commento, non modificatelo se volete partecipare. E adesso è arrivato il momento di svelare le nostre formazioni di 3, questa 2, settimana. 1, vai! Attenzione, ma che è là? Drongoski, Skriniar, aspetta, Pandev, Milinkovic, Savic e Ronaldo. Che c'era là sotto? Ronaldo. Cioè, avevo pensato di toglierlo, invece poi ho confermato Ronaldo. Ma stai bene? Era via da un attimo a male. Allora, il portiere quindi è uguale, Drongoski. Ho messo Demiral, ho messo Castrovilli, ho rimesso Eriksen anche questa settimana, ci provo, e ho messo Romelu Lukaku. Tu quindi, due dell'Inter ne sei andato a rischiare. Ci provo, ma è Inter-Genoa, guarda, mo perdono 4-0. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a entrambi i canali, profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione, scaricate OneFootball, è completamente gratuito, qui trovate dei contenuti consigliati. Sul secondo canale YouTube vi ricordiamo l'appuntamento con il mitico, segna o non segna, iscrivetevi anche lì. Alla prossima con un nuovo video, ciao! Ciao Regea!